Ponte d'Alba, bellissimo. Professore, sì. Buon vino, buon cibo. Oh, perfetto. Come prestatore, guarda che roba. Che ospitalità, ragazzi. Certo che se mi dici voglio andare a ballare, ti direi magari Riccione. Ragazzi, siamo alle solite, dove sarà mai? Carme! Aspetta, aspettami, l'ultimo passo! Ah, cioè, era un'altra gag di un duo famoso, tra come l'altro, no? Di Carre Piccone. Lascia stare! Dove sei stato? Allora, sono stato a degustare. Ho bevuto del buon vino rosso, mi dicono Nebbiolo, ma io non conosco bene. Sì, e soprattutto Barolo. Ma, poi ho scorcato un po' di pane da una signora che gli ho già dato un morso, pane di grano duro. Lascia stare. Siamo in Italia, so che siamo in Italia. Bravo, allora, siamo in Italia, siamo in Piemonte, sì? Siamo nelle terre delle Langhe, siamo in provincia di Cuneo, siamo a Monforte d'Alba. Qui il Barolo, questo ormai termine che è noto a livello internazionale, perché stiamo parlando di un vino ad altissimo livello, patrimonio dell'UNESCO, la vite qui, insomma, qualcosa di meraviglioso. La vite qua è vita, ci dicono. La vite è vita, ma è vero. Non è solo questo, perché è un borgo antico davvero meraviglioso con l'Auditorio Morzowski, non so se ne hai mai sentito parlare, parliamo di 45 edizioni, sì, del Monforte in Jazz and More, cioè qualcosa di... Ah, questa conformazione un po' a spiaggia, però è verde, cioè del prato, e a me sembrava che uno si mette lì, prende il sole, tra l'altro è inclinato bene così. No. Non so se hai notato, però io mi sento piccolo di fronte alla maestosità di questa natura. Fianco Adolfo Ivaldi, presidente dell'associazione Monfort Arte. Qui è veramente qualcosa di meraviglioso. Dici bene, straordinario, lo dicono anche gli artisti che vengono su questo palco, anzi vogliono tornare sempre dopo la prima volta che ci sono stati. Monfort in Jazz è un evento che ha preso negli anni veramente una visibilità importante, è considerato un evento di livello internazionale. Abbiamo avuto perfino i Manhattan Trust su questo palco, no? Per dire, assieme a Wayne Shorter, a Mary Staple, quindi anche al di là del jazz, se vogliamo. È una scommessa vincente che è stata fatta molti, molti anni fa e quest'anno, come abbiamo già detto, siamo al 45esimo anno di attività ininterrotta. Siamo un'associazione no profit, naturalmente, quindi lavoriamo per passione. Beh, in effetti queste colline che regalano un nettare vero e proprio che è il Barolo, piuttosto che le nocciole e quant'altro, con l'aggiunta di una proposta musicale così qualificata, dà un valore aggiunto e questo fa andare al di là dei confini regionali, nazionali. Sicuramente, direi che gran merito anche di questo è la ristorazione, diciamo così, del paese, di questi territori. Allora, è bellissimo! Ah, eccoti! Beh, sì. Piace? Sì, mi piace un sacco, salite, discese, campanili, cose belle, profumi, è forte. No, è mon forte. È mon forte. Allora, prendo appunti. Salve! Buongiorno! Avrei bisogno 2, 4, 6 kg di pane. Ciccio, se vuoi il pane qui te lo fai. Bastava dirlo. Cioè, ma fammi capire una cosa, mi hai portato nelle Langhe a fare un giro e il Barolo e sì, mangi però... bevi. Non è che si porta a casa la pagnotta così senza faticare, quindi te la devi guadagnare la pagnotta. Allora, mia, no, come c'era uno che moltiplicava i pani e i pesci. Bravo. Io adesso, per adesso inizio col pane, poi vediamo. Vai avanti, sì, Gigi, che ce n'è, qui abbiamo le mani in pasta. Della serie quando si dice le tradizioni, no? Quasi ritorniamo indietro nel tempo, però pur mantenendo l'attualità, perché questo è un forno a tutti gli effetti attivo, che è a servizio della comunità. Qua c'è, intanto si è formato un club di amici della Borgata che gestiscono oggi il forno, la vecchia scuola, eccetera, eccetera. Scusate se dopo aver fatto il forno il pane sarà venuto bene? Ecco! Oh, no!
direi, buonissimo! E non ti dico quanto ne è uscito di pane da vedere. Lo posso immaginare, perché c'è proprio tutto un foglio di turnazione dove le famiglie si alternano. L'ora di cottura, si dice, come l'ora d'aria, l'ora di libertà. E quando si dice condividere il pane, qui è realmente... Scusate ragazzi se vi stoppo, conoscete un posto qui dove si beve del buon Barolo, che andiamo a fare un po' di cinema? No, non è la zona, non si sa. Il Monforte viene per il mangiare e per il Barolo. Il gesto è abbastanza semplice e quasi, diciamo, naturale, il fatto di degustare del vino, però dietro a questo gesto c'è un lavoro enorme, ma soprattutto c'è una grande passione. Sì, per molti un bicchiere di vino, per noi sono anni di lavoro per fare questo bicchiere, perché si parte da in vigna e poi, finita la vendemmia, si aspetta ancora 3-4 anni, quindi in totale sono 4-5 anni prima di poterlo assaggiare. Molta cura, molta selezione, e c'è una resa anche molto bassa rispetto magari al primitivo. Un grandissimo lavoro che non permette troppe distrazioni, no. Vacanze, giornate, sabato, domenica. Però poi dopo la soddisfazione di quello che si va a realizzare è davvero impagabile. Esatto, la soddisfazione c'è tantissima quando viene un cliente, vuoi per fortuna passa qui, compra il vino, hai fatto una vendita. E che può andarmi di fortuna. Il cliente l'ha acquisito quando torna la seconda volta che è stato contento, perché una vendita, una volta siamo tutti capaci a farla. Quando poi fidelizzi anche il cliente, perché io ho un mucchio di clienti, alcuni siamo, non sono proprio solo clienti, sono anche amici. Un bicchiere c'è per tutti, si sta in compagnia, si chiacchiera. A volte non si parla neanche tanto del vino perché lo conoscono già, certo, si parla del vino. Senti, per fare una piccola divagazione sul finale abbiamo bisogno dello scoop. Adesso mi dicevi che mi dirai esattamente un posto circoscritto dove possiamo trovare i tartufi. Io ti porto. Mi ha detto, guarda, non c'è problema, ti porto, ti bendo, ti faccio... Guarda, se vieni questo autunno ti faccio anche due uova con il tartufo. Perfetto, è testimoniato. Registrato. Non possiamo fare altrimenti. Sì. Benvenuto a Monforte. Troviamo il sindaco Livio Genesio, insomma siamo veramente felici di essere qui, di ritornare in questo posto meraviglioso. Sì, Monforte è un paese vivo, un paese dove vivace, dove c'è cultura, arte, musica. Il territorio stesso dà degli spunti importanti e dà un'attrattiva importante. Sì, diciamo che prima di tutto è l'enogastronomia, no? Sul nostro territorio, a parte il tartufo bianco d'Alba, sicuramente si beve e si mangia bene sul nostro territorio. Allora, a questo proposito, se è d'accordo, andiamo a bere qualcosa. Andiamo a bere qualcosa. Grazie, sindaco. Buonasera. Bello, eh? Mi piace la Curva Sud come location che hai scelto per fare questa intervista. Che curva, ma mica siamo allo stadio. Ma poi, secondo te, l'erba va sui gradini? L'erba in casa? Magari per così adeguare allora. Le ciapetta alla comodità. La comodità è parte integrante di questo ambiente, perché innanzitutto parliamo dell'Auditorium Orzowski. Lui stesso, il grande pianista, l'ha inaugurato nel 1986, e poi qui è, insomma, tutto quello che può essere la musica di altissimo livello, 45 edizioni del Monforte in Jazz. Sai che quando arrivano gli artisti qua non se ne vogliono quasi andare, nel senso che talmente bella la location. Certo, è Monforte per questo, perché unisce, no? Mi pare di aver capito. Attenzione. L'enogastronomia. Sì. Okay. Alla musica, al relax, al tempo libero, ho studiato. Ma sei straordinario, ma io non ti riconosco. Fatti vedere, ma sei Carmelo. Sì, è l'atmosfera da stadio che ha creato tutto. E oggi è stata una giornata creativa e produttiva. Siamo qua, le langhe, il Barolo e tutto, però vuoi non portarti a casa qualcosa? Ragazzi, cioè, non è che si va via così. No! Perché non si sa neanche dove mettere le ste mani. Vado un attimo. Vai. Cioè, ci siamo proprio fermati in un posto dove... C'era un pacchetto... Sì? Qui, e vedi... Dell'azienda... Aldo Clerico. Sai che è un prodotto...
cosa? Che te lo dico a fare? Aspetta, di Aldo Livello. Là. Oh, e anche oggi l'abbiamo sudata, eh? Nocciole ne abbiamo. La prossima volta, il prossimo giro, dalle Langhe è tutto. Saluti. Ciao.